Anon The Nine è tornato a parlare, o meglio, chi per lui è tornato a parlare su Reddit. Come sapete, il famoso leaker di Destiny è stato quasi messo a tacere da Bungie, e quelle che stiamo per andare a vedere e le news che abbiamo visto la settimana scorsa sono frutto di informazioni tra virgolette vecchie, passate nei suoi canali Discord e rese pubbliche soltanto ora da qualcuno che fa il portavoce. Il post è stato anticipato di qualche giorno, il leaker, chiamiamolo così, aveva detto che avrebbe fatto passare una settimana rispetto a quello precedente, ma visto l'hype che ha ricevuto questa notizia, ha preferito anticipare i tempi e scrivere un post rispondendo ai leak che erano usciti riguardanti addirittura Destiny 3 qualche settimana fa. Questi leak erano naturalmente da altre fonti e queste nuove informazioni di Anon The Nine in parte confermano e in parte smentiscono quanto detto precedentemente, ma andiamo con ordine e vediamo di cosa parla all'inizio il post prima di arrivare a Destiny 3. Il video contiene potenziali spoiler, quindi se non volete sapere nulla di quello che accadrà su Destiny 3 e nel futuro più prossimo anche su Destiny 2, vi consiglio di non continuare. Inoltre, come sempre, questi sono leak non confermati, quindi prendete queste informazioni con le dovute distanze e non come certe al 100%. Partiamo appunto da Destiny 2 con l'imminente anno 3. A settembre, come sapete, dovrà per forza di cose essere presente un aggiornamento di Destiny 2, visto che l'annual pass del primo anno finisce più o meno intorno a quella data. Si vocifera da parecchio cosa succederà, se avrà un'altra espansione in stile Forsaken oppure un secondo annual pass. L'ombra di Anon The Nine, così si fa chiamare su Reddit, dichiara che ci sarà un secondo annual pass. Un annual pass 2.0 che dovrebbe ricalcare più o meno il modello che abbiamo avuto durante questo anno 2 di Destiny 2, quindi nessuna grande espansione nell'anno 3. Ma il primo DLC dell'annual pass dovrebbe essere comunque più grande rispetto a quelli a cui siamo abituati ora con l'armeria nera oppure Azzardo Eccelso. Questa affermazione lascia un po' di dubbi, visto che il modello dell'annual pass non ha entusiasmato la community, però magari con le giuste accortezze e le giuste modifiche potrebbe tornare a funzionare. Però sembra confermata la non presenza di una grande espansione del calibro di Forsaken oppure del Re dei Corrotti. Conferma anche nuove informazioni sulle location che andremo a visitare, come la vecchia Chicago, quindi una nuova zona sulla Terra. Ci sarà Europa, che è uno dei satelliti di Giove, di cui se ne fece un gran parlare anche in passato, e quindi è probabile come destinazione. Ed infine dovrebbe esserci anche un ritorno di Venere, con magari un ritorno all'Accademia di Ishtar. Detto questo, andiamo oltre e parliamo di Destiny 3. C'è un paragrafo importante che parla delle famose navicelle a forma di piramide che abbiamo visto nella scena finale della campagna di Destiny 2, qualcosa di misterioso che si è ripresentato anche durante una delle udienze con la regina nella città sognante. Queste sono le navi di una nuova fazione di nemici che saranno i nostri nuovi nemici principali all'interno di Destiny 3. Questa location con le navi a piramidi sarà il luogo del nuovo endgame, diciamo una specie di città sognante di Destiny 3. Questa nuova razza si dovrebbe chiamare gli Astrodemoni, o i Demoni Astrali, o non so come tradurranno in italiano Astro Demons, ma sono conosciuti come il Velo. Ma come si presentano questi nemici? Dovrebbero avere una pelle nera, misto verde, lame affilate e dovrebbero avere una forte puzza, anche se noi poi non la sentiremo, di terra bagnata, come ha anticipato anche la madre di Ada 1 in una delle storie della lore dell'Armeria Nera. Inoltre è importante far notare come il velo è la controparte dell'oscurità rispetto ai guardiani e che sono altrettanto forti e potenti, se non anche di più, rispetto a noi. Il caro Ombra di Anon ci aggiunge anche un pizzico di storia, parlando del collasso, un argomento che abbiamo trattato anche noi sul canale in passato, dove luce e oscurità hanno combattuto fino allo stremo e finì con il dio del velo morto. Da quel momento il velo ha aspettato che il viaggiatore si risvegliasse per poter canalizzare la sua forza per far resuscitare il proprio dio. Quindi niente di nuovo fino ad ora dal punto di vista della storia dei cattivoni, c'è sempre insomma qualcuno che se la prende con il nostro viaggiatore. Accenni anche per quanto riguarda l'abilità e game design, con l'introduzione di abilità che riguardano un nuovo elemento, a quanto pare proprio l'oscurità, il che potrebbe essere collegato alla nostra scelta che abbiamo fatto nelle settimane precedenti riguardo magari alla quest del Ramingo o dell'Avanguardia. Magari appunto alla fine di questa quest ci sveleranno qualcosa in più rispetto a questo argomento. Riguardo a nuove scelte proprio del game design, sembra che i leak portino nella direzione di aree relative ad un gameplay misto PvE-PvP. Questa non è una cosa nuovissima, perché era già uscita in passato in altri leak. A detta loro, però, più verso l'idea di Planetside piuttosto che quella di The Division. Planetside è un gioco che io personalmente non conosco, e anzi fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate di questa cosa, se magari qualcuno di voi conosce Planetside e sa di cosa stiamo parlando.
Nella parte finale parla anche della nuova direzione che Destiny 3 vorrebbe prendere rispetto ai suoi predecessori, un gioco che dovrebbe essere più hardcore rispetto ai primi, quindi un po' più complesso e profondo in alcuni punti di vista, a partire dalla difficoltà vera e propria nel gameplay e con l'aggiunta di più elementi RPG rispetto ai precedenti capitoli, quindi magari possiamo aspettarci statistiche più complesse sulle armi e sulle armature, con magari dei numeri più precisi sulle varie abilità. Quindi insomma un gioco più corposo sotto questo punto di vista, che oltre alle caratteristiche meccaniche di shooter potrebbe avere anche una componente ruolistica più accentuata, e questo tutto sommato potrebbe piacermi. Queste informazioni, come vi dicevo, confermano in parte, ma si staccano anche sotto alcuni aspetti, dai leak che erano usciti qualche settimana fa, come per esempio la voce che dava per certi raid da 12 persone, una teoria alquanto bizzarra che era veramente complessa da realizzare secondo me. Tutte cose comunque che stuzzicano la nostra fantasia, ma che sono ancora molto molto lontani rispetto al Destiny attuale. Nel futuro più prossimo quindi c'è questo Annual Pass 2.0 con un contenuto più grande in apertura, che poi dovrebbe ricalcare quanto visto nell'anno 2 di Destiny 2, una scelta che non mi entusiasma ma che allo stesso modo mi incuriosisce, sperando che Bungie abbia pensato a rivedere alcune scelte fondamentali riguardo a questo concept di rilascio di contenuti. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di tutti questi leak di cui stiamo parlando da giorni. Vi ricordo ancora una volta di prendere tutte queste informazioni con le pinze fin quando Bungie non ci conferma qualcosa. Nel frattempo io vi ringrazio di aver guardato il video e ci vediamo alla prossima. Ciao.